Simmers e non. Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Clepto Addicted. Eccoci qui, siamo con il nostro gruppettino, con le nostre universitarie. Oh santo cielo. Tesoro, tutto bene? Stai bene Aurora, vero? Perché mi sembri un attimino fuori come una cucuzza, però va bene, ok ragazzi, siamo qui con il nostro gruppetto, siamo alla biblioteca perché del campus ovviamente, perché la nostra deve lavorare ragazzi anche sulla sua aspirazione, quindi stiamo cercando di devolvere la sua conoscenza con una macchina archivistica da ricerca, quindi dovremmo farcela. Poi dovrà concentrarsi sullo sviluppare l'abilità di ricerca e dibattito, vedere se avrà dei compiti da fare o meno ragazzi, insomma c'è sempre molto da fare da queste parti, anzi fatemi vedere un attimino. Beh, dai, ricerca e dibattito non dovrebbe mancare molto per arrivare al livello 7 dell'abilità. Dovresti poi anche mangiare, va bene, quindi mentre lei sarà impegnata a fare queste cose noi ci occupiamo un po' delle altre. Sofia sta inutilmente cercando di far alzare Statizia da qua. Sperava che presentandosi la tizia avrebbe schiodato perché voleva concedersi una partita al computer, ma... di questo passo non penso ce la faremo, quindi entusiasmati per i nuovi album. Io tra l'altro non posso nemmeno debuggarla qui, quindi tesoro devi riuscire tu a farla schiodare da qui. Chiedere della carriera. Nel frattempo Elsa, che succede tesoro? Che c'è? Scomodità per i mobili di bassa qualità. Aia, sembra di essere seduti sulle rocce. Tesoro mio, un po' di pazienza qui bisogna avere nella vita, un pochino. Ah, sono qui, stanno facendo i compiti. Potresti però condividere delle idee con lei, del tipo, senti cara, ma... Ogni contributo migliora il bacino di dati a cui attinge la macchina archivistica da ricerca elettromagnetica. Ti ringraziamo del tuo ruolo nel rendere madre la rete di informazioni. Oggi hai ricevuto un compenso di 315 simoleon. No, ragazzi, mica male. Lei potrebbe condividere delle idee con la nostra Maria, che vi ricordo ragazzi, insomma, sta affrontando una fase un po' particolare. Voi sapete perché, chi segue la serie sa il perché. Allora vai, chiedile della sua giornata, perché lei è un periodo che la vede un po' strana, ecco, quindi condividi delle idee brillanti. La tizia sta qui, dice, ma queste, boh, ora si mettono a chiacchierare, io me ne vado, mi disturbano. Va bene, salve, arrivederci. Allora, Maria, Sofia ha appreso che Valeria è bibliotecaria presso biblioteca, da loro, va bene. Va tutto bene? Hai già mangiato? Insomma, già pranzato? Fatto un buon pasto? Lei, beh, sai, non è che siamo destinate a fare buoni pasti fino a che saremo qui. Dobbiamo un po' accontentarci. Ma come mai mi hai fatto questa domanda? No, così per curiosità, sai, ti vedo un po' strana in questo periodo. Ah, dici? Sai, lo stress, lo studio. Sì, certo tesoro, come no? Non raccontiamo sciocchezze. Tesoro, guarda, sì, alzati da sta sedia perché veramente inizi a rompere le biglie. Chiacchiera con Pilar. Ma per quale motivo dovrei chiacchierare con... Vabbè, lasciamo stare, guardate, non voglio fare battute scadenti. Allora, tesoro, visto che ti dà fastidio tutto, vai, dove sta la postazione? Mi ricordo che era qua, ragazzi. Forse mi ricordo male. Mi ricordo che c'era anche la postazione, quella di ricerca e dibattito. Però, insomma, non è che ci serva necessariamente quella, basta uno specchio alla fine. E possiamo andare avanti. Ok, allora guarda, fai così, vai nel bagno, ecco, vai nel bagno, tesoro, e facciamo, esercitati nel dibattito, vai cara mia, vai, Così ti sgranchisci le gambe, ecco, mettiamola così. Nel frattempo, ragazzi, come potete vedere, Sofia mi sta quasi in crisi mistica, quindi direi che è proprio il caso di fare qualcosa. Videogioca per un totale di 5 ore ed è proprio quello che faremo. Quindi, cara la mia Sofia, vieni qui, ti accomodi, aspetta un attimo, ok, giochi una bella partita a Sim per sempre, vai. Poi vuoi anche esercitarti nella programmazione? Perché no? Chiacchiera con Maria. Ragazzi, ho notato che tutti vogliono chiacchierare con Maria, quindi evidentemente un po' tutte si sono rese conto. Lei vuole chiacchierare con la sorella, secondo me, dopo che ha chiacchierato con Maria. Io sono sempre più convinta che ci sia qualcosa che non va e che Maria non ci dice. Va bene, ok tesoro. Magari poi farai finta di esercitarti nella programmazione accanto a tua sorella, così potrai sparlare. Vedete, anche lei vuole effettivamente chiacchierare con Maria, quindi si sono rese conto un po' tutte che c'è qualcosa che non va in Maria ultimamente, però insomma rispettano anche la sua privacy. Dopotutto, se lei non ne sta parlando in questo momento, forse non ne sente il bisogno, ragazzi, dopotutto, no? Sì, però fateli i compiti. Notare anche che la nostra Maria ha messo su qualche chiletto e secondo me, insomma, un po' il malumore, un po' aver notato qualche chilettino in più, uno fa 1 più 1, ragazzi, e secondo me le nostre qualcosa, diciamo, hanno intuito. Chissà poi se, insomma, hanno intuito ciò che è giusto, perché questo non ci è ancora dato saperlo. Chi ti sta chiamando, tesoro? Clara, ti va di passare del tempo assieme stasera, scogliera? No, 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 no. No, cara mamma, guarda, grazie, ma abbiamo molto molto da fare. Chi c'è qui? Qui c'è qualcuno. Una voce maschile molto profonda, tra l'altro. Ma sei tu? Non mi sembrava lui, con questo orecchino. Ma caro Julian, vabbè. Paola? Volevo vedere se c'era qualcun altro di interessante. No, lei è qui. Ma... ok, tante volte, sapete, il caro Andrea Maschio che si aggiri da queste parti, chi può dirlo? E lei, insomma, non... diciamo che secondo me Elsa sta un po' insistendo in questo momento e lei non è che la stia prendendo molto bene. Elsa, ti ho detto che non c'è proprio niente, non è che per caso all'improvviso qualcuno verrà da noi, eh? Nella nostra casetta, nella nostra residenza universitaria e pretenderà all'improvviso di condividere con te il cassettone? Spero di no, vero? Insomma, lei vuole accertarsi che Andrea non possa in alcun modo trasferirsi in casa loro, ma insomma, lei non mi sembra intenzionata a fare ciò. Anche se, ragazzi, vi ricordo che la nostra mi ha espresso questo desiderio. Vedete, lei ne sta parlando. Insomma, nessuno si trasferirà, vero? Ok, perfetto. Fidanzati ufficialmente con Andrea. Ebbene sì. Lei sente che è giusto fare il prossimo passo. E lei no, puoi stare tranquilla, non si trasferirà proprio nessuno. Beh, diciamo che... oh, perfetto, fai compiti di genitorialità. Non si fa perché giustamente, ragazzi, un titolo, insomma... molto particolare, nome molto particolare per un esame, veramente. E lei sta dicendo, no, sai com'è? Non lo so... mi sembri diversa ultimamente, come se fossi intenzionata, insomma, a condividere tutte le tue colazioni con lui. E non solo quelle. E lei, beh, sì, prima o poi ciò accadrà, ma non adesso. Va bene, se lo dici tu. Sai, è vero che con noi puoi parlarne se fosse... va bene, tesoro, ma se ti ho detto che non è così, fai compiti di serenate per violino, perché ti stai facendo tu una serenata mentale da sola, vai. Vai, vai. Insomma, per qualunque cosa, se anche solo guardare una partita di baseball in TV insieme, insomma, se hai bisogno di parlare, ti ringrazio tanto, Elsa, ma direi che siamo in una biblioteca, forse dovremmo solo limitarci, a studiare, che ne pensi? Giusto? E non parlare, che ne so, di ricette culinarie come quelle per quella del tramezzino al formaggio grigliato. Va bene, che poi lei che riprende Elsa, diciamo, sullo studio, ragazzi, no? È un po' strano, perché di solito è Elsa quella più seria e seriosa per quanto riguarda... dai, voi state chiacchierando, scusami, ma non dovevi darti da fare? Vabbè. Vabbè. Quindi, cara... come ti chiami? Fermi, Valeria, giusto? Cara Valeria, quindi tu sei la bibliotecaria di questo posto? Già, e immagino che quello faccia parte di tipo di una ricerca per un esame, ma certo. Vedi, io mi interesso anche di videogiochi, sai, in quanto informatica. Sì, certo, come no. Come no, tesoro. Proprio questo il motivo. Lei non dovreste semplicemente consultare dei libri? No, no. Questo è il progetto, sì, vabbè, come no. Come no, cara. Ora ci crediamo tutti. Dai, Elsa è tornata all'attacco, ragazzi. Sai, non lo so, è perché mi sembra come se ci fossero dei giorni di pioggia nella tua vita in questo momento e non vorrei sembrarti insistente, lo sei Elsa, non sappiamo più come dirtelo, però insomma vorrei che tu capissi che noi siamo qui ed aumenta la responsabilità, tra un po' siete nonne e vi aumenta la responsabilità, ma quando? Perché? Per quale motivo? Tra l'altro chi c'è nel gruppo a chiacchierare con voi? Anche una certa Giulia, vabbè, non sappiamo chi sia però va bene. Ah, lei! Bene, perfetto. Racconta una barzelletta sugli ingegneri. Ma per quale motivo? Ma voi siete qui per studiare, ma l'avete capito? Questa qui si pensa, giustamente, poveraccia, che ci sia tipo un raduno, che ne so, strano. Si parla, si spettegola? No, tesoro, non è per spettegolare. Insomma, dovreste studiare tutte, ma vabbè. Oddio, c'è una star. Oh, santa pera, quella sta sclerando, guardatela. Guardate la faccia. Tesoro, stai calma. Stai calma. Dirk Dreamer. Ciao Dirk, come va? Tutto bene? Insomma, secondo me ad Aurora farebbe piacere conoscere una superstar, Però deve raggiungermi il suo livello 7 di ricerca e dibattito. Quindi forza tesoro, sento che puoi farcela così poi magari mangi anche qualcosa, perché altrimenti... rischi di morirti di fame. Tra l'altro la nostra ragazza aveva anche dei compiti da dover portare a termine al di là dell'aspirazione. Anzi, fatemi vedere. Ok, questo l'abbiamo fatto. Tra poco raggiungeremo anche il livello 7, quindi saremo a posto. Doveva anche occuparsi di questo, quindi esercito a dibattere per 2 ore l'abbiamo fatto, dibatti un argomento, vinci un dibattito. Va bene tesoro, dovremmo anche dibattere un certo argomento, effettivamente, hai ragione. Hai ragione, tutte le ragioni del mondo. Sì, raggiunto il livello 7. Basta tesoro, dai. Vieni qui. Lei sta cercando di presentarsi. Stessa cosa potresti farla tu. Dunque, in questo periodo c'è il Festival delle Spezie e dobbiamo proprio andarci. È l'unico posto in cui è ancora possibile comprare degli ingredienti davvero freschi. Cambierà la tua vita per sempre. Ma tu sei sempre troppo impegnata, ma dove vai? Ah, santo cielo. Allora, dunque... tenta una presentazione, ma disattiviamo ragazzi lo splendore della fama perché insomma è una rottura di pere enorme. Io non vorrei sembrarvi perfida, ma qui non bisogna chiacchierare. Qui si viene per studiare, voi state chiacchierando da ore. Effettivamente hai tutte le ragioni, hai visto Elsa? Te l'avevo detto. Va bene, perfetto, Maria tesoro, va bene così. Fai un'imitazione? Beh, direi che non è proprio il caso di fare imitazioni in questo momento, tesoro mio. Quindi tu dovresti aver finito tutti i compiti del caso, giusto? Quindi compiti fatti, fatti e fatti. Perfetto, sei a posto, vattene in bagno, perché direi che, insomma, la natura chiama qua. Oh, vomita, fai un test di gravidanza. Ragazzi, però diciamo che secondo me la chiacchierata fatta con Elsa un po' le è servita, perché ora devo andare in bagno. Posso andare in bagno? Devi ancora parlare a lungo? Vai, vai, mamma mia, era solo per darti il mio sostegno. Va bene, ok tesoro, abbiamo capito. Mentre lei, secondo me, basta, lascia stare sta tizia, andrà dalla sorella e tipo le dirà: guarda che sono sempre più convinta, qui c'è qualcosa che non va. Sì, ti sei messo qui con la tua bella, stai facendo anche tu la ricerca, sì, come no, state facendo proprio la stessa ricerca. Senti, vai qui, amichevole, chiedi di un altro sim e lei chiederà proprio di Maria, nel senso che le dirà più che chiedere, secondo me, ragazzi, le dirà qualcosa del tipo: io te l'avevo detto, è sempre più strana quella. Lo so. Però dicevo, insomma, un po' i dubbi di Elsa, no? Tutte le domande, il fatto che è un periodo che la vede diversa, eccetera, fanno un po' scattare la lampadina alla nostra Maria, ragazzi, perché effettivamente è un periodo che magari, come dire, ha notato che c'è un ritardo, quindi secondo me a questo punto farà anche un test di gravidanza. Magari no, non era proprio un giorno che stava pensando a questa cosa, e adesso queste chiacchiere con la nostra Elsa le hanno proprio fatto scattare la molla. Ok, è arrivato il momento di farlo, non bisogna più rimandare. Quindi, dove sta il tizio? Se n'è già andato? È andato via? Può darsi. Non lo vedo più. Non lo vedo. Eh sì, forse se n'è già andato. Vabbè, ce ne faremo una ragione, tesoro. Ma tu sei proprio incavolata, nera, che è successo? Qui? Chi abbiamo? Niccolò Mariani, Francesco Marchetti, no. Direi che la nostra superstar già se n'è andata. Che tristezza, veramente. Dovresti mangiare qualcosa, quindi non è che possiamo rimanere qui ancora a lungo. Vabbè, cara, guarda, fai una cosa, fatti un selfie, visto che ci tieni particolarmente. Telefono. Facciamo per l'appunto, fatti un selfie. Questa mo che vuole? Fermi tutti, chi è? Laura Esposito, adulta. Salve, sono la responsabile del club del baseball. Per caso sarebbe interessata a unirsi a noi? Te pare che si doveva mettere in mezzo alla foto, ma io dico, signora, la prego. Non è un club sottovalutato, come si pensa? No, tesoro, guarda, credo proprio di sì, e sei venuta a chiederlo nel gruppetto qua delle 4 proprio a alla peggiore, cioè lei proprio non lo prende ma nemmeno lontanamente in considerazione, quindi figuriamoci. Non giocare sotto la pioggia perché non sei assolutamente il tipo. L'arnia, ma amore, mi devi dire che ciurlo te ne fai con l'arnia. Ah, ragazzi miei, vai a caccia di complimenti, ecco, questo sì, questo fa proprio per te. Vediamo un secondo se hai finito di fare tutto quello che dovevi. Allora, i compiti quali abbiamo fatti? Ah, già. Pomodori per attori, ragazzi, noi dobbiamo fare questo. Sì, devi solo studiare questo, dai, là, direi che puoi farlo. Direi che almeno questi compitucci, cara mia, giusto per, insomma... Sì, fai i compiti di pomodori per attori, ragazzi, perché sono queste le soddisfazioni della vita, non credete anche voi? Ah, non capisco perché nessuno voglia unirsi al nostro club. Tesoro, io un paio di domandine me le farei. Proprio un paio. Vediamo un po' queste due che stanno qui e lei, ti prego. Sono concentrata sulla mia ricerca universitaria, o insomma lo sanno tutti che non stai facendo alcuna ricerca. Ti dico che c'è qualcosa che non va. Ok? Non sono una lama. Se ti dico che sento che c'è qualcosa che non va, dovresti darmi ascolto. Va bene, ma ora, sai, dovrei andare in bagno. Va bene, non ti si vuole filare nessuno, tesoro, ma hai ragione, c'è qualcosa che non va. Quindi esercitati nella programmazione, visto che hai finito di fare i tuoi compitucci. Tu, cara, come stai messa con le ore di gioco? Ma nemmeno un'ora di gioco hai fatto, uno schifo praticamente. Vabbè, vattene in bagno, guarda, lascia stare. Lascia stare, è stato tutto inutile. Tanto io lo so, l'hai tutta elettrizzata, lo so. Che ci nasconde qualcosa, tesoro, se lo pensi tu. Allora, devi fare compiti a casa di automatizzare mansioni comuni. Va bene, tesoro. Poi... questo è stato fatto e questo recuperare... per la manualità. Va bene, allora vattene prima in bagno. Nel frattempo fatemi controllare la nostra Maria, che sembra essere felice. No, ragazzi. Ebbene sì, Si mangia per due, gravidanza, secondo trimestre, fra 24 ore. Ebbene sì, la nostra Maria ha appena realizzato di essere incinta. Oh, santo cielo! Aveva proprio ragione Elsa, c'era qualcosa che non andava. Cioè, nel senso, eccola lì. Ora capisco tutto. E lei qui seduta tesoro, va tutto bene? Insomma... Devono essermi andati di traverso i tagliolini, tesoro, li ha mangiati tipo 10 ore fa. Insomma, si sono andati di traverso adesso, c'è veramente qualcosa che non va. E lei, non lo sai, una faccia strana, no, fidati, tutto bene. E quindi, secondo me, scusami un attimo, Elaine, ma certo, andrà al piano di sopra. Ragazzi, qua bisogna prendere il toro per le corna, quindi vai qui. Non insieme, vai qui da sola, fidati, lascia fare. Il gruppo tanto lo possiamo anche al momento sciogliere, perché io l'ho fatto più che altro partire soltanto perché era il desiderio della nostra Aurora, però stanno tutte qui, terminiamo tranquillamente il raduno. E la nostra salirà al piano di sopra, ovviamente con l'intenzione di chiamare il suo amato. Che ragazzi, come la prenderà? Perché, insomma, no? Sappiamo che ha una personalità... un tantino particolare. Tra l'altro, tesoro, è già una bella pancia. Non farmi scherzi, ti prego. Che sia uno quantomeno. Chiacchiera con. Chiamiamo il tuo caro Andrea Maschio. Chiamalo, tesoro. Ciao! Come va? Tutto bene? E non lo so, mi sembra che tu abbia una voce particolarmente melodiosa. Oggi? Sei di buon umore? E lui, beh, sì, devo dire che è una bella giornata. Fantastico, fantastico. Senti, noi siamo qui alla biblioteca. Avrei urgentemente bisogno di parlarti. Non è che ci raggiungeresti qui? Mi raggiungeresti qui? Non sei troppo impegnato, vero? Ma veramente mi stavo esercitando sul dibattito, sai, per domani. Ti prego, è veramente importante. Ho bisogno di parlarti. Quindi sicuramente poi subito dopo lei farà in vita nel lotto attuale il caro Andrea Maschio. Vai tesoro, invitalo. Ebbene sì, lui dirà, beh, cerco di fare il possibile, insomma. Grazie, lo apprezzo davvero tanto. Ok, arriverà molto presto, perfetto, sì. Qua bisogna subito sganciare la bomba, ragazzi. Non è utile tenersi il ceccio perché tanto non serve a niente. Qui che chi è? Ah, tra l'altro è già arrivato. Salve carissima Valeria Palumbo. Ed eccovelo qua, il nostro Andrea Maschio. Dunque, lei, sai, sì, ti aspetto su, al secondo piano. Bene, ok, va bene, vai qui insieme. Ok, perfetto, quindi vai qui, lei lo sta aspettando, nel frattempo secondo me ragazzi è felice perché lei comunque è felice di questa notizia, insomma magari non era proprio il momento più adatto questo per rimanere incinta, avere un figlio, comunque lei ancora non è laureata, neanche il suo compagno, però comunque lei aveva già in mente insomma di fidanzarsi ufficialmente con lui, di fare questo passo avanti, questo passo molto importante, quindi... Hanno un po' accelerato i tempi, però insomma dai, non, per lei, almeno per lei perché ora non sappiamo lui come reagirà, bacialo ovviamente appena lo vedi tesoro, per lei non è una notizia così sconvolgente, forse non, cioè sicuramente ragazzi lui resterà più sconvolto. Ah! Per fortuna che non indosso i tacchi o tra poco non mi entreranno più. Va bene le scarpe, sì tesoro, abbiamo capito. Allora, cosa è successo, insomma, di così urgente? Mi volevi parlare? Dai, pure questa costarnia, ragazzi. Oh, è decoccio però, queste arnie. Ma io dico, sia amichevole con Aurora. Sì, perché lei forse ora sta pensando, forse avrei dovuto confidarmi con Aurora. Guardate la faccia, il terrore. Forse chiedere a lei cosa era meglio giusto fare. Però, insomma, a lei sembrava più giusto che il primo a sapere della sua gravidanza fosse proprio... ragazzi, Andrea, il papà. E quindi parla di un caro ricordo, ecco, inizia così, va, cerca di prenderla un po' alla lontana. Del tipo, ti ricordi? Insomma, oggi non è neanche una bella giornata di sole, quindi avevo pensato proprio di restare a casa e di dedicarmi al dibattito. E lei, ti ricordi? Insomma, quella volta che con un colpo di coda... Quale colpo di coda, tesoro? Mi sei venuto incontro. Oh sì, la prima volta parli che ci siamo visti e innamorati, già. Già. Insomma, non voglio pensare cosa significhi questo, tesoro. Insomma, cose vostre, non voglio entrare nei dettagli. Insomma, è stato bello, no? Quest'amore che è iniziato così, all'improvviso. Qui, insomma, all'università. A volte gli amori che iniziano all'università possono essere eterni. Beh, tesoro, ovviamente il nostro sarà così. Un amore eterno. E lei, diciamo che sentendo appunto queste... sue manifestazioni di affetto, a sua volta, insomma, oh, sei così dolce, perché vedi, io ho qualcosa da dirti. E lui, sì, davvero? Ma tu, insomma, sei una persona da pollice in su, so per certo che la prenderai bene, questa notizia. E lui, davvero, cioè? Dimmi, non sto più nella pelle. Ecco, te lo dico, vedi, diciamo che... a breve non saremmo più soltanto noi due. E lui, non penso di cogliere. Non penso di cogliere. Cosa mi stai dicendo, Maria? Cioè, non capisco. Hai preso per caso un gattino? O un cagnolino? Non capisco. No, è che avevo un ritardo. Con i compiti? Universitari, ma non preoccuparti, ti do io una mano. No, non con lo studio lì, tutto a posto, va a meraviglia. No, un ritardo nel senso che ho dovuto fare un test oggi. Beh, è andato bene, no? Hai detto che la lezione è andata alla grande, non sapevo avessi anche un test. No, non un test all'università, il sciocchino, sta dicendo lei. Un test di gravidanza. Guardate lui. Non ho capito. Guardate. Guardate come metto avanti l'orecchio, scusami. No. Forse ho capito male, che hai detto? Sono incinta. Tu sai che? Non è meraviglioso? Strepitoso. Certo, è meraviglioso. Lui lo vedo, ragazzi, sì. Apparentemente, dai, sembra felice. Non sembra triste. Insomma, l'idea di, no? Lei sì, tra poco sarà distrutta, ma ragazzi, la gravidanza dopo tutto. Quindi immaginate che è già una fatica fare l'università. Questa incinta, non ho proprio la forza mentale di cercare di capire cosa accadrà, ma va bene. E, insomma, io ci sarò sempre. Sono qui per te e noi ce la faremo. Sono sicuro che insieme ce la faremo. Riusciremo ad affrontare tutto e sì, sarà fantastico. Lui, ragazzi, secondo me in questo momento è abbastanza sconvolto in realtà. E lei lo stringe. Dici davvero? Eccola lì in realtà quello che pensa, guardate, ma no, poverina. No, da bollare questa situazione, no. Oh no, da metterci veramente... un divieto sopra, no, caro, ormai, cioè, nel senso, potevi pensarci prima, voglio dire, non è che piovano dal cielo i figli, eh? Andrà tutto a meraviglia. Oh, sono proprio felice di sapere che la pensi come me. Tesoro, non lo so, perché visto i pensieri che hai espresso poco fa. Andrà bene, vedrai, e la bacia. Allora... sei pronto anche per quest'altra cosa che ho da dirti? Dai, è un'altra, dice lui, peggio di... Che succede? Perché più di questo non ho proprio idea di che cos'altro possa essere accaduto. Lui proprio, ragazzi, secondo me, sta cercando di contenere il panico. Quindi lei proporrà le nozze. Sarà lei, ragazzi, perché lei... è una donna d'altri tempi, vedi? Non voglio che tra noi sia una storia di solo fichi fichi. Quindi, Andrea... sposiamoci. Una proposta di matrimonio? Ma certo, ora sta anche arrivando un bambino o una bambina, noi dobbiamo essere responsabili, poi ci amiamo, qual è il problema? Ma certo, un po' è il ma certo, ragazzi, un po' alla Cronk. Ma certo, ovvio, non avrei dovuto fare io una cosa del genere, però, ma no, lo sai che io sono avanti con i tempi, tesoro. Non è meraviglioso? Sì, è fantastico. Ok, Maria si è fidanzata ufficialmente con Andrea. È veramente spettacolare, amore mio. Vedrai. Avremo una vita molto felice. Una faccia, ragazzi, che mi incute un po' d'ansia, però va bene. Dettagli? Non lo so, vuoi che mi trasferisca nella vostra, insomma, residenza? Lei, ma no, non c'è bisogno. Verrai, insomma, tutti i giorni a trovarmi, no? E lui, ma certo, ovviamente. Meglio così, non voglio, sai, stravolgere i vostri ritmi di voi ragazze, quindi ma sì, sarà meglio così, tanto verrò sempre a trovarti, voglio vedere, io ho seri dubbi che ciò accada, ma chi sono io per dirlo dopo tutto, ragazzi? Sono già le 21:25, quindi direi che le nostre possono iniziare a tornarsene a casetta, ragazzi, perché sì, tornatevene tutte a casa. Magari immagino che lei, insomma, la nostra Aurora abbia tipo lanciato un grido del tipo guarda, noi ci stiamo avviando, tu che fai, ci raggiungi? Sì, arrivo subito, voi intanto andate. Mi accompagnerà Andrea? Insomma, sono così felice, tu no? Sei davvero felice? E lui, ma certo che sono felice, sposati con Andrea, subito proprio, ragazzi, iole. Insomma, però voglio organizzare un matrimonio in grande. E finché saremo qui all'università temo che questo non sarà possibile, insomma, ci vuole, sai, quel tocco artistico in un matrimonio, quindi con calma organizzeremo tutto, amore mio. E direi che con i nostri che sono qui a parlare dell'organizzazione del matrimonio, di questa gravidanza, ragazzi, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Ebbene sì. Ebbene sì, la nostra è in dolce attesa. Come finirà questa storia? E Andrea sarà veramente felice? Forse è il caso che, insomma, anche tu, tesoro, dovresti rientrare. Chi può dirlo, ragazzi? Io spero fortemente per Maria di sì, ma staremo a vedere come andrà. Intanto ci fermiamo qua. Se questo episodio vi è piaciuto, come sempre ragazzi, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi, ovviamente ragazzi, per contattarmi. Sapete che c'è Facebook, Instagram, ragazzi, tutti i vari modi per contattarmi sono lì, la programmazione del canale, le mie playlist. Ovviamente anche i link ai canali dei miei amici youtubers, e io come sempre vi invito ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Quindi ragazzi miei, mi raccomando, sostenete i vostri youtubers preferiti perché è veramente, ma che dico, veramente importante. E quindi ci vediamo nel prossimo episodio della Clepto Addicted, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo, vi auguro anche ovviamente un fantastico inizio settimana sul Sol Simmers. E non...